sit-in dei militanti del Partito Radicale nei pressi del carcere di Forni nella mattinata di ieri. La manifestazione, tenutasi in contemporanea con la visita di Rita Bernardini a Re Bibbia, ha avuto l'obiettivo di porre in evidenza le problematiche relative al sovraffollamento delle carceri e al rispetto dello Stato di diritto all'interno dei penitenziari italiani. Siamo qui al carcere di Forni per essere speranza, per essere come sempre in pochi, pochissimi, a fianco dei detenuti in questa giornata, a fianco di questa comunità penitenziaria, di chi è costretto a scontare una pena con altra pena e chi ci lavora. Siamo in queste condizioni, siamo all'emergenza, all'SOS tutti i giorni in tutti gli istituti di pena che sono l'appendice di un processo penale che è nelle stesse condizioni di illegalità. Mi preoccupa anche comunque sono sovraffollamento, del strutture. Sì, non solo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza strettamente legale del diritto, l'accesso al processo, tutto questo è negato. È negato e continua ad essere negato anche perché gli ultimi arrivati non capiscono nulla di questo. E pensano che bisogna introdurre che cosa? Non la presunzione di innocenza che è già prevista dalla Costituzione, ma la presunzione di colpevolezza. Siamo a questo. E allora io devo fare un appello a tutte le persone che credono, a tutte le persone credenti e diversamente credenti. L'appello a tutte le donne e agli uomini di buona volontà. Guardate che queste persone che subiscono quello che subiscono sono persone che subiscono l'ingiustizia. Guardate che Matteo diceva che chi subisce ingiustizia è beato, è nel regno dei cieli.